No, ragazzi, non sono in slow-mo, è proprio la velocità di Franci. La prima volta che lo faccio. Luca, sentiti libero di intervenire finché si può intervenire. No. Guarda, ti giuro che non è male. Lo sta dicendo con le lacrime agli occhi. Buongiorno amici, come state? Basta questi video che iniziano con Franci che dal buongiorno e io che sono in coma. Finalmente sono pronto, vispo, operativo. Perché? Perché in realtà sono le 5 del pomeriggio, ragazzi. Oggi il video inizia di pomeriggio. Siamo a Nuoro. Innanzitutto volevo dire benvenuti in un video che spacca, così. Siamo a Nuoro. Io sono emozionatissima perché vi faremo vedere come si fanno i sughi lindeu, che è una tipologia di pasta molto molto difficile da fare. Pochissime persone in Sardegna la sanno fare. E soprattutto su YouTube non c'è nessuno. Me la invento, no, questa cosa. No. Preparatevi perché sta per arrivare un argomento unico. Questo è un impasto che è acqua e farina. Acqua, semola e sale. La semola sarda è poco conosciuta in giro per l'Italia e molti la confondono con la farina. Va lavorata con un po' di pazienza fino a farla diventare elastica. Questa pasta la prepariamo in onore di San Francesco. E ogni anno, per 2 volte all'anno, c'è la festa al santuario che si trova a Lula, un paesino vicino a Nuoro. Ci sono 30 km di marcia che si fanno a piedi, ma ci sono anche donne di 90 anni che fanno quei 30 km. E allora arrivo, viene offerto il filindè. Possiamo dire che questa tipologia di pasta, le persone che la sanno fare si contano sulle punta delle dita di una mano, forse. Anche se dovessimo riuscirci in 1 milione, rimaniamo sempre pochi. Quindi rimango dell'idea che sono cose che vanno insegnate. È una pasta che rimarrà sempre di Nuoro, ma se anche dovessi imparare a farla un cagliaritano, aggiunge solo valore a questa lavorazione. Ci ho messo un bel po' di tempo. Immagino. Quanto ti ci è voluto? Allora, per fare, tra virgolette, quello che gli addetti ai lavori chiamano un filindeo perfetto, ci ho messo quasi 2 anni. Il primo anno mia figlia avrà ingrassato 5 kg perché non facevo altro che poi girarla a Maloreddo e a tutte queste lavorazioni. Certo. Dopodiché, piano piano, è iniziata a venire fuori la magia. Una pasta che va tirata 8 volte. Ok. Fino a ottenere più o meno, perché ogni tanto qualcuno si spezza, 256 fili. Quindi questi che vedo qua sono 250 più o meno, sì, 256. Filo più, filo meno, ogni volta si raddoppiano. Okay. Tirandolo per 8 volte diventano 256. Noi abbiamo visto a Tokyo fare questa lavorazione qua, è quasi come fanno i ramen fino a un certo punto della lavorazione. Da parte della cultura orientale, che io sappia, non c'è nessuna influenza. Nonostante loro abbiano una lavorazione che si assomigli tantissimo, però teniamo presente che comunque loro usano farina di grano tenero. Okay. Non utilizzano questa stessa semola. Però c'è da dire che tutte le lavorazioni che abbiamo in Sardegna hanno subito comunque delle influenze. La Sardegna è stata occupata un po' da tutti. E tu della vita che lavoro fai? Io vendo fiori. E hai una grandissima passione per la pasta? All'inizio la odiavo perché sono il più piccolo di casa e quindi ero quello che quando c'era da lavorare in casa i miei fratelli a giocare fuori e io a girare la macchinetta. Ok. E ti piacerebbe farne un lavoro? Assolutamente sì. Acqua e sale. Quella è una salamoia. L'acqua e il sale la utilizzo per dare elasticità alla pasta e poi il sale ha una funzione importantissima, aiuta a tenere i fili separati. Mentre l'acqua dolce la utilizzo se noto che la pasta è poco idratata. L'incrocio sempre a X, mai perpendicolare uno strato con l'altro. E il motivo? Se ti dico che sto facendo una ricerca, mi credi? Che non sei riuscita a capire il motivo. Ancora no. In Sardegna tutto riporta i fili alla
tessitura di qualcosa, però voglio capire invece se è legato a qualcosa che riguardi la donna, il sesso femminile. Consideriamo anche che la Sardegna comunque è matriarcale, è sempre stata comandata dalle donne per la gran parte, certo. Le decisioni importanti le hanno sempre prese le donne da noi, l'uomo è sempre stato un esecutore. Non so tu, ma in questo momento mi sento come dentro l'area 51 e stiamo scoprendo dei segreti. Secondo me Luca dopo dovrà ucciderci, dopo oppure, che ce li ha raccontati. Oppure dovremo girare con la scorta. Esatto. Luca lavora e Franci si riposa. Non mi sto riposando, sono qui in ammirazione. Già non ho avuto il porceddu e io ho avuto i filindeu. Siamo felici. Lavorata e poi ho bisogno di un po' di tempo di riposo. Non è che viene portata già pronta, perché molti pensano che si nascondano i segreti, è una questione tecnica, la semola deve riposare. Ah, perché le persone dicono me l'hai portata già pronta, esatto. Così io non vedo. Esatto. Quando io impasto vado a formare una maglia glutinica che diventa nervosa, quindi non si farebbe mai tirare, quindi deve riposare per rilassare questa maglia. Quindi tempo dell'impasto, riposo, 35-40 minuti per tutta la stesura dei tre strati e poi in quanto tempo si secca? E nelle giornate di oggi mezz'ora è pronto. Una ricetta super facile come quattro salti in padella. Il discorso che vengono chiamati figli di Dio. Figli di Dio si presume che sia la traduzione di filindeo. Ah, ok, giusto, su filindeo. Sì. Le prime due maglie fanno un rombo. Il terzo strato va a tagliare a metà questo rombo. Finito. Adesso gli diamo una giustata. Lo devi rifinire sui bordi. È come dal barbiere. Questi che vedete qua sotto sono i fondi nascodello, che sono i fondi su cui, come tradizione in antichità, veniva steso il filindeo. Noi per comodità abbiamo utilizzato un fondo in legno, perché è pratico, perché se si rovina non ce ne frega niente. Questi solitamente però sono quelli che la tradizione dice di utilizzare. Chi vuole iniziare? Io sono quella coraggiosa. Poi arriva lui, capisce tutto e fa lo splendido e si viene meglio. È fredda, quindi adesso la lavoriamo un pochino, sennò questa... Non è che mi stai sabotando. Io voglio fare la figura. Luca ha quasi finito il suo lavoro, si prepara la prossima concorrente, Franci. Non mi sono venuti i savoiardi, non mi sono venuti i color jones, sarà un fallimento ragazzi, metto le mani avanti. Impugni in questo modo, metti il pollice così e passi sopra. Devi distribuire nella mano in modo che i fili vengano affiancati il più possibile. Tutto chiaro Franci? Tutto chiaro, ma non mi spaventano le difficoltà. Tutta tua. Siamo già in difficoltà. Luca, ho un problema. Non è colpa sua se avete notato. Esatto, diciamolo. La pasta che ho usato prima non era così appiccicosa. Franci che tira il suo filindeo, ripresa 47. No ragazzi, non sono in slow-mo, è proprio la velocità di Franci. La prima volta che lo faccio. Luca, sentiti libero di intervenire, finché si può intervenire. No. Guarda, ti giuro che non è male. Lo sta dicendo con le lacrime agli occhi. Sta soffrendo dentro, ma non lo può dire. Questo comunque per far capire anche che effettivamente non è un gioco, anche se hai la pasta pronta. Credo di aver inventato un nuovo tipo di filindeo, praticamente un filindeuone unico. Credo che lo brevetterò. Ragazzi, se volete imparare a fare il suo filindeo, vi lasciamo tutte le info in descrizione, così potete contattare Luca. Lo tagliamo a pezzi più o meno di questa grandezza,
cottura 3 minuti. Il formaggio che viene utilizzato, come vi ho detto prima, pecorino o vaccino fatto in acidile qualche giorno in modo tale che possa filare e creare anche quel contrasto acidulo. I fili sono talmente sottili che potrebbero passare nella cruna di un ago. Quando si fa il brodo di pecora, la carne tira fuori le impurità, non sta tirando fuori nessun tipo di schiuma. Perché le hai già eliminate tutte. Ho già eliminato tutto, esatto. Io vado. Quindi dopo che è finito di sobbollire, si butta dentro il formaggio, si copre un attimino di modo tale che fonde tutto e si aspetta il religioso silenzio. Sei emozionata? Stai per assaggiare una pasta che non hai mai assaggiato e che con buona probabilità non assaggerai mai più. No, no, io torno qua, so dove abita, quindi... Esatto. Mi piace tantissimo che la pasta è al dente, non è sfatta. Il gusto del brodo di pecora è pazzesco, è buonissimo. Tra l'altro io ho un pezzettone gigante di formaggio e tu no. Il brodo è piacevolissimo e gli dà un super sapore. E la pasta, visto che a vederla sembra un po' una minestrina, mi sarei aspettato una consistenza appunto un pochino più... Stile capelli d'angelo. Esatto. Invece raga... Sotto i denti si sente ed è molto piacevole. E adesso mangerò questo pezzo di formaggio gigante. Preparazione del brodo: carne di pecora, ho utilizzato sedano, carote, pomodori, pomodori secchi, cipolle e finocchi. C'è chi mette le patate. Dopo i suffilindeo andiamo di mirto, sempre fatto dall'ottimo Luca. Ci ha messo in guardia, eh. Ha detto, non è quello di Zedda e Piras. Salutiamo gli amici di Zedda e Piras che ci guardano sempre. Quanti gradi, Luca? Più o meno saranno una cinquantina di gradi. Tranquillo, l'ha detto con scioltezza, come fare una passeggiata. Meno male che ho illuminato perché mi stavo per sedere sul pane Carasau. Ma tanto prima o poi lo farò di sedermi lì sopra prima della fine della vacanza, ragazzi. Avete visto come abbiamo chiuso in maniera super tattica il sale grosso comprato per fare culurgiones? Chiuso con le pinze del filo da stendere. Ma quanto siamo MacGyver! Allora, detto questo, ragazzi, giornata di oggi super figa. Ringraziamo ancora tantissimo Luca per averci fatto vedere su Filindeu. Ringraziamo anche Camilla, che è la ragazza che ci ha presentato Luca, sennò col cacchio che lo conoscevamo. Alle nonne all'ascolto, le mamme all'ascolto, tramandate la vostra conoscenza ai vostri figli, ai vostri amici. Non tenetevi la conoscenza per voi. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video domenica prossima. Franci, vuoi salutare? Vuoi fare una chiusura? Sì, volevo fare un ps. Volevo salutare mia mamma perché prima che ci rubino un rene, come dici tu.